Sono Antonio Ferrentino, questa sera alla Scuola di Politica di Benvenuti in Italia parliamo di TAV. Le chiedo se è ancora possibile una posizione alternativa a quella dei due blocchi che si sono formati e se è realistico pensare a una terza via. Assolutamente sì, è quello che ho provato a fare in queste settimane mettendo in campo un tentativo di mediazione che è stato condiviso da tutto il mondo istituzionale e da gran parte del mondo politico, e grazie a questo contributo che ho messo a disposizione di tutti è ripartito il confronto. Come tutte le grandi opere, la TAV può attirare gli appetiti della malavita, delle mafie, si parla di grandi appalti, di grandi numeri. Quali sono gli strumenti che possono essere messi in campo per vigilare in questo senso? Io penso che oggi la criminalità organizzata, lo dico anche per la mia esperienza di amministratore, è interessata ai piccoli come ai grandi appalti, e quindi è compito della politica, dell'istituzione, fare in modo che ci sia la possibilità di realizzare delle opere pubbliche, piccole o grandi che siano, possibilmente tenendo fuori la criminalità organizzata. Come? Facendo dei chiari protocolli di trasparenza, evitando per esempio so che è un tecnicismo ma viene capito abbastanza, è quello del massimo ribasso, che è un meccanismo attraverso cui la criminalità organizzata utilizza per riciclare il denaro guadagnato in modo assolutamente fraudolento. Divide l'opinione pubblica, in questo caso par di capire che divida anche Libertà. Che tipo di divisione è e se pesa? È una divisione di merito. Non è utile schierare SEL aggiungendo un più uno ai no TAV senza te senza ma, o il più uno ai sì TAV senza te senza se e senza ma. Io penso che il compito di un partito politico di sinistra sia quello di mettere in campo la propria autorevolezza, il proprio impegno per arrivare a una soluzione.